Foghetto! Ma Gattina! Vieni! Oh, ciao Foghetto! Ciao! Come stai? Tutto bene? Tutto bene, vabbè, non mi interessa, guarda! Ma come no? Guarda lì che bello che c'è! Lì guarda! Dove? Lì dove? Lì, guarda lì! Lì! Aia! Non buttarmi indicando. Giù che sennò è un casino! Il deltaplano! No, non è del dietro il deltaplano! Qua, dietro, vieni, guarda qua! Dietro qui! Cos'è quel coso? C'è un mega trampolino gigantesco da un milione di chilometri. Ma ci buttiamo, ci saltiamo già. Ma quando l'hanno messo sto coso? Non lo so, ieri. Ieri? Boh. E come hanno fatto a costruirlo in un giorno? Vabbè, cosa ci vuole? Metti un po' di blocchi uno sopra l'altro e è fatta. Vabbè, bello. Sì? Sì, no, insieme, ho già costretto. Perché va a fuoco qua? Come va a fuoco? Cosa mi va a fuoco? Oh, calma! Che cos'è? Ma questa è casa mia! Ma questa è casa mia! Ah! No, è casa mia questa, scema! Ah no! Ma è quella casa mia! Vabbè, ci abbiamo due buchi di case! Vai a tuffarti, quindi! No, no, insieme, ho già obbligato Marcicino, non è che l'ho obbligato, l'ho convinto e anche lui è un sacco felice, ci andiamo a buttare tutti quanti insieme! Ah, quindi andate a buttarvi tu e Marcino? Anche te! Anch'io vengo a guardarvi! No, anche te ti butti insieme a noi! Sì! Sì, vieni, ti ok, ti accompagno! No, no, tu vieni con me, dai, ti butti insieme a me, dai, su, forza, veloce, dai, muoviti! Dov'è Marcino? Non è che è scappato? Delle montagne russe, degli scivoli, ho paura di tutto! Dove è andato Marcino? Marcino, dove sei? Anche tu ti devi buttare! Martina! Oh, Pochetto, perché non mi stai seguendo? Mi scappa la popò! Non mi interessa. Non è vero, in realtà. Non voglio tuffarmi. Non hai nemmeno un bagno in questa casa. Dove la devi fare la popò? In mare. Chico. No, in realtà ce l'ho il bagno. Va bene, vengo con te. E vai. Ma è pauroso? No, ma va. Ti butti, neanche te ne accorgi. Ma tu sei già morta e manco te ne sei accorta. Ma che dici? Ma Marcino come hai fatto a convincerlo? Più paura di me? Con questo. Convincente, okay, ho paura. Eccolo, eccolo. Marcino. Ciao Marcino. Ciao amici. Come state? Tutto bene? Ciao. Dov'è che si va per salire? Perché ma quanto è alto? No, io non ce la faccio. Non aspetta, ce la faccio. Però non so qual è la strada. Dove meglio si va? Ti passa da qua comunque. Dimmi. Io ti dico solo una cosa, che se non fai il salto Martina tira fuori una cosa e è paura. Andiamo. Comunque si passa da qua. Ok, di qua, giusto. Oh, quanto è alto. Ma si può accentrare. Ma se io mi tuffo e per sbaglio colpisco il bordo della piscina? Vabbè, sei un pochino fatto male, ma non è importante, tranquillo. Dite che mi spacco la testolina. No, se atterri con i piedi ti spacchi tutto quanto. No, Martina, sei cattiva. Non dire così che poi mi spavento davvero. Che no, cos'è questa statina? 10 euro in un biglietto. 10 euro in un biglietto. Avanti il prossimo. Avanti il prossimo. Scusate un attimo, ragazzi, venite qua. Avete visto che fila assurda e lunghissima c'è? Sì, guardate quanto è alto! Aspetta, so io come sistemare. No, che fila, io non ci voglio aspettare, vado. Ferma, ci arresto, Martina! Vuoi uccidere tutta la fila? Sì! No! Cioè, se tu fai un calcolo, considerando che una persona per salire a piedi fino all'assù ci mette un'ora e le persone sono tipo 20. Domani tocca a noi. Allora mettiamoci in fila. Lancia fiamme è la soluzione. Ma Martina, non puoi. Non è che ammazzi tutti, capito? Wow. E poi aspettate. Ma dove li troviamo i soldi per fare il biglietto? Ah, non ci avevo pensato, hai ragione. Facciamo così, informiamoci un attimo. Okay. Scusi, permesso un secondo. Non stiamo saltando la fila, no. 10 euro, sì, 10 euro. 10 euro un biglietto. Ciao venditore. Un'informazione. Per caso avete... Sì, vabbè, sì, ho capito, zitto un attimo. Per caso avete gli sconti gruppo? 35 euro tre biglietti. Ma non ci conviene. Costa di più, scusa. Perché voi di più, voi pesate di più di una persona. Ma è vero. Piccolini. Ma aspetta, non ha capito. Non è che ci abbracciamo tutti insieme e ci tuffiamo insieme, uno alla volta. Allora 29,99. Oh, rispetto.
risparmiamo un centesimo. Mi sembra un po' guarda che è una bellissima offerta. Non è vero. Allora andatevene via. Ma aspetta, per caso c'è qualche convenzione tipo con la tessera dell'autobus? Io non gli voglio più perché lei ha lanciafiamme. Fagliela vedere, Montina, fagliela vedere. Fagliela vedere, fagliela vedere. Calme. Oh, tu. Va bene? Facci entrare. Aspetta che io prendo una cosa per voi, arrivo. 10 euro un biglietto. 10 euro un biglietto. Ma cercate di andare, ritirata. Okay. Venite qua, dobbiamo escogitare un piano. Ragazzi, è impossibile così. Come facciamo? Magari c'è qualcuno che ci dà il pass youtuber perché abbiamo i genitori che fanno i youtuber. Secondo me c'è Diego do Brasil che potrebbe avere qualcosa per noi. È vero, Diego! Poi tanto okay. Diego è amico di Mortina. Sì, sì, siamo migliori amici ormai. Allora andiamo, seguiamo okay. Mortina che sicuramente sa dove è Diego. Vai. Andiamo. Che bello, finalmente rivediamo Diego. Allora, voi state qua zitti che ci penso io a Diego che siamo un sacco amici, ok? Va bene, in bocca al lupo Mortina. Ok, zitti, mi raccomando. Ciao Mortina, come stai? Ciao Diego, come stai? Io bene, te? Io tutto bene, tu signora Annabella come sta? Sto bene, senti Diego, mi chiedo dimmi tutto. Che tu vendi un sacco di cose. Io vado occhiale giallo nero, sì, nero giallo, occhiali, tutto occhiale. Okay. Sì, sì, quello lo so. Comunque hai visto, no, che hanno messo un nuovo trampolino, un sacco altissimo. Un trampolino gigante, ho fatto già 3 salti io. Ho buttato tutta la piscina con i miei muscoli potenti. Come hai fatto? Io molto pesante, io ho 50 kg a braccio. Non quello, come hai fatto già a fare 3 salti? Perché c'è una fila incredibile, poi costa 10 euro. È un sacco costa c'è... 10 euro, ma quando 10 costa euro. 10 euro? Unica cosa che io pagaro, miei occhiali nero, giallo, giallo, viola, 50 euro. Sì, vabbè, ho capito. No, comunque, a parte gli occhiali, cioè, non è che mi sembra come... Io ho capito, cosa volete voi. Voi tre ragazzi? Tre? Sì, siamo noi tre. Oh, perfetto, io avrei 3 aerei, aerei molto potenti, vi regalo chiave, perché Mortina tu simpatica. Prendete chiave. 3 chiavi, una grazie. Chiavo per uno, una chiavo per uno, 2 chiavi, terzo chiavo, su, laggiù dove c'è ruota panoramica, ci sono 3 aerei, andate tutti quanti, prendete e volate direttamente nel Brasile, sopra un trampolino e non fate fila, non fate scala. Ma tu sei fantastico Diego, sei il mio migliore amico dopo il Cipino, lo sai? No. Ok, vabbè, adesso lo so. Ciao Messi, buon viaggio, buon salto. Ciao Diego, ciao. È vero, ma ci sono veramente 3 aerei qua giù. Che figo. Ma voi sapete pilotarlo, vero? Aspetta che apro quella chiave. Io non lo so. Si muovi. Ok. Vola. Ok, lo sto pilotando. No, sono precipitata io. Ma io come faccio ad atterrare precisamente là sopra? Ok, oh mio Dio, è difficilissimo. Io non sono molto brava. Ma Diego è troppo bravo per noi. Aspetta, io ci provo, bene. Io provo ad arrivare. Atterriamoci sopra. Quasi, ce l'ho quasi fatta. Devo lanciare il tipo l'aereo. Marcino ce l'ha fatta. Oh, Marcino ce l'ha fatta. Arrivo. Non riesco a salire più di così. Aspetta, mi vado via. No! Mi sono agganciata alle scale! No, bravo! No! Mi butto! Martina, ti prego! Fughetto Martina, ma quell'aereo dovevamo ridarli a Diego! Ma Diego vabbè. Se li riprende! Sì, tanto ce n'è tanti! Guarda, ti butto anche la chiave! E buttiamo la chiave! No, io non ce la faccio, io vi guardo! Vai Martina, vado io! Va bene, vado io, aspetta! Allora... Ma siamo sopra le nuvole, amici! Vai, Martina, lasciami! Martina, buttami giù! Vai, buttami giù, Martina! Vai! Oddio! Sei arrivata! È stato bellissimo, amici! Lo volevi fare! Aspetta! Vai, pochetto! No, vai tu! Vado io? Allora... Due e mezzo! Dai, buttati! È bellissimo, Martina, vieni! Oh mio Dio! Aiuto! Aspetta! Ti fai salvare all'ultimo! Scema! Faccio io, Vai, prendo la mega rinco! No, io ho paura! Dai! Non mi butto! Fuchetto,
muoviti! Ma veloce pochetto, dai! Allora faccio un triplo carpiato! Mi sono salvato per miracolo, ragazzi! Meno male! Avevo quasi preso il bordo della piscina! Pensavo fossi morto! Non sono morto, mi sono tipo bloccato mezzo in acqua! Che fortuna! Ok, va bene! Dai, rialziamo, come ho fatto! La rifacciamo? Andiamo a rifarlo? Sì, sì! Sì, io spero comunque che questo video vi sia piaciuto! Ho avuto paura, però non bisogna avere paura delle cose prima di provarle! Quindi, un bellissimo mi piace a questo video!